Hai mezz'ora di tempo per lasciare il paese. Quando sono entrato qui avevo una borraccia. Ah, già. Vieni, fuori. Fuori dai piedi. Ehi, di un po'. Da dove vieni, Trinità? Dall'isola di Trinidad. Da dove, se no? Sei un fannullone, non hai voglia di fare niente, niente. Non è vero, non la puoi dire. Hai venduto pure l'anno. Sì, va bene. Fannullone, basta che vedi. Non vero, non vero. Ma cosa basta, non ti voglio più sentire. Ma vai a lavorare, sono anni che dici le stesse cose. Basta. Grazie, signor. Amico mio, lo sapevo che oggi ti avrebbero mollato. Pedrita, ricordi? Quella colombella del saloon. Beh, dice, gli hanno dato 6 settimane. E allora eccomi qui dopo 6 settimane. Sartana, lo sai, non li dimentica gli amici. Neanche Trinità. Spero di non incontrarti più, Sartana. Ma se accadesse, ti consiglio di scansarti. È più igienico. Fregare la pistola a un amico. Te la ridò, sta tranquillo. Sì, sto tranquillo, ma prima giura che non me la scarichi addosso. Non te la scarico addosso, lo giuro. Giura alla tua maniera, non così. Ecco. Così va bene, ora ti credo.
E allora, ci hai pensato? Sì. E che hai deciso? Niente. Oh, cavolo, ma sei duro. Sai in quanti lavorano sulla nuova ferrovia che va da Jackson a Memphis? No. Te lo dico io allora. Io lo so perché li ho visti. Avrò assaltato una dozzina di treni. Però... Guarda, occhio e croce, ci lavoreranno almeno 1000 persone. Lavorare qua? Ma che cosa hai capito? Aspetta, lasciami finire di parlare prima. E che ti propongo di lavorare, per caso? Quello che voglio io sono le paghe. Semplice, no? Stammi a sentire. Alla media di $4 a testa per giornata, se noi riusciamo a mettere le mani sui soldi delle paghe, ci ritroviamo in tasca un $25,000. No, guarda, non mi freghi. Non mi freghi. Sono già stato 6 settimane sulla panca di quella prigione e mi sono venuti i calli al sedere. Adesso basta. Ma insomma, vuoi tornare o no a quella tua isola del cavolo? Senti, marinaio, io ti ci faccio tornare alla tua bella Trinidad. È un'occasione d'oro. Un piano infallibile, nessuna possibilità di errore. Mio padre sarebbe orgoglioso di me. E va bene, dove sono questi $25,000? Manca il peperoncino, mi sbaglio. Che cosa vedi alla tua sinistra? Una banca. Ecco, vedi, quelli della ferrovia non sono come il Padre Eterno che non paga il sabato. Loro sono puntuali. Il denaro arriverà stanotte senz'altro. Dichiaro poker e poker. Bella voce. Ma non me ne frega niente di come parlate. Sono io che decido. Klein! Metti via la pistola. Sono sicuro che Timothy è disposto a pagare. Vero, Timothy? Non ti disturbare, Timothy. Ti riempio di più. E secondo te come finisce? Paga il povero. Il poker, continuiamo a giocarlo con morte. No, stavolta... Chi sono quei due? Gentarella. Andiamo a bere qualcosa, dai. Sì, andiamo. Chi spara così, Clark, va sempre tenuto d'occhio. Certo, signor Burton, certo. Ben arrivata. Ciao, abbia fatto un viaggio, Mary Bell. A me le valigie della signorina Mary Bell. L'altra, anche l'altra della signorina. Svegliolo. Sveglia, caffè latte. Dov'è quel bastardo del biondo? Ti ho chiesto dov'è quel bastardo del biondo. È in città, credo. Perché? Niente domande. Tu devi solo rispondere. Dov'è il biondo? Mi posso mettere gli stivali? Va bene, mettili, ma sta attento a come ti muovi. Io non scherzo. Vuol dire che aspetteremo qui il tuo amico. È mica bello svegliare il prossimo che dorme. Questione di educazione. Con questa è la seconda volta oggi che tu e quell'altro bastardo osate affrontarmi. Avevi qualcosa da chiedermi?
Non ci sarà una terza volta. Piano terra. Tu che dici, Trinità? Saranno uomini dello sceriffo? No. Sarebbe bene fargli fare una passeggiata quando si svegliano. Ok. Ci penso io. Muoviamoci, la notte non dura mica in eterno. A che serve questa roba? Mi sembra chiaro, per scavare. Perché li hai ammazzati? Non fare lo spiritoso, sbrighiamoci piuttosto. Ci siamo. Sta arrivando la diligenza col denaro delle paghe. Non riesce. Che cosa non riesce? Il solitario? No, il colpo. Lo dicono le carte. Non lo vuoi smettere con quelle maledette carte? Fammi la cortesia. Credo di avere già abbastanza problemi, circondato come sono da una massa di fregnoni. Mi ha chiamato, signor Burton? No. No, non ti ho chiamato. Ma perché non torni a sorvegliare la banca, eh? Non si preoccupi, signor Burton. Tengo tutto sott'occhio. Mi eclisso! Non devi trattare così mio fratello, lo sai. Non mi piace, Burton. Non mi piace per niente. Come devo dirtelo? Ma tesoro, cerca di capire, è un momento delicato. Ci sono 18.000 dollari in ballo e se tuo fratello... Sì, d'accordo, lo so. Ma mio fratello è caduto da piccolo. E quindi... Ah, no, eh? Non mi vorrai raccontare un'altra volta la storia della tua famiglia, non adesso! Adesso dobbiamo solo sperare che tutto vada a finire come io ho stabilito. E invece non riesce. Qua, sheriff, datemi una mano. È roba che scotta questa. Lo so, lo so. Su, forza. Andiamo. Ah, finalmente. Credevo che mi fosse successo qualche cosa di grave. Mi aspettavo da un pezzo, ho dovuto dormire qui tutta la notte. Ho avuto certi incubi, era come se qualcuno mi stesse dando delle martellate in testa. È strano, non mi era mai successo. Guarda che razza di orari. Che ne direste di bere un goccetto, eh? Buona idea! Grazie. La generosa bottiglia del signor Scarrett, quella non manca mai, eh? Ah, alla vostra salute. Alla vostra. Signor Scarrett, vuol firmare qui? Sono 18.000. Sei sacchetti da 3.000 in argento. Grazie. Controlliamo prima il contenuto e mettiamo tutto al sicuro. Come volete. Maledetti bastardi. Finora ho scherzato, ma se mi ricapitano a tiro non gli lascio neanche il tempo di fiatare. Gli faccio vedere io chi è Klein. Carogni, anche i cavalli ci hanno fregato. Se gli metto le mani addosso a quel biondo, lo faccio nero come il compare. Maledetto. Ma quanto manca? Sono 2 ore che camminiamo. Sta zitto che ti si secca la gola. Controllato? Sì, sì. E allora cerchiamo di sbrigarci. Oh, oddio, l'incubo! Svelti, giù l'artiglieria. Qua la grana, suda, bravi. Se non mi fate arrabbiare andrà tutto bene. Sistemeremo tutto in fretta, così potrete tornare a fare la nanna senza neanche un graffietto. Fila tutto secondo i miei piani. Quando esce lo sceriffo, entreremo in azione.
Signori, con i ringraziamenti di Sartana. Sei un gran figlio puntini, di... Puntini, puntini. Attenti che siete sotto tiro. Prendetelo! Niente. Ma come ha fatto a scapparci di mano? Figlio di un acrobata. Maledizione, maledizione. Ma che cosa sta succedendo? Non riesco a capire. Deve essere successo qualcosa di storto laggiù. Che ti dicevo? Le carte non sbagliano mai. Va al diavolo, tu e le tue carte. Allora, che è successo? Sartana! Sartana cosa? Ha svaligiato la banca. Salute! Dobbiamo rimettere a posto gli animali. È buono questo vino. Purtroppo non ne avremo più. Perché? La terra non rende da queste parti? Ehi, Marta. Sì? Porta dell'altro vino al nostro ospite. Sì, nonno. La terra. Ma quale terra? Non abbiamo più terra. Ce l'ha tolta il signor Burton. Non potevamo pagare i debiti a quella iena. Debiti per l'affitto, debiti per le sementi, debiti per poter cavare l'acqua dei pozzi, debiti per il diritto di pascolo. Prima ci ha svenato e poi si è ripreso la terra. Ecco l'altro vino, nonno. Vedete, amico, tanto è tutta roba che finirebbe nelle mani di Burton. I suoi uomini ci stanno dando la caccia. Ci lasceranno solo gli occhi per piangere. Se non gli daremo fino all'ultimo centesimo di quello che gli dobbiamo, secondo loro. E quanto gli dovete a questo tale? Sono 6-7 mila dollari all'incirca. 8.206, Geremia. 8.206, non un soldo di meno. Papà tiene i conti. Potrei averne un altro po', eh? Beh, si dovrebbero poter trovare 10.000 dollari, no? È un peccato dover lasciare una terra che produce un vino del genere. Salute! Salute! È un peccato davvero, ma per quanto io creda ai miracoli, ne dovrebbe succedere uno troppo grande. In tutta la nostra comunità non riusciremo a mettere insieme 10 dollari. Gente di poca fede, non c'è miracolo troppo grande per chi ha fiducia nella divina provvidenza. Ecco qua. Ce n'è abbastanza per la vostra terra. Anche la mia gente, nella mia isola, ha dovuto pagare il riscatto. Siamo tutti fratelli davanti a una bottiglia. E bevitori. Dove andiamo? Facciamo festa! Siamo salvi! Che succede? Che c'è? Sì, sì, sì. Capisci? Possiamo tornare a casa! Sì. Thank you.
Prima che ti rompa le ossa. Sono vuote, vuote come tutte queste bottiglie. È tutta colpa mia che mi ostina a portare al rimorchio un balordo come te. Avevo studiato un piano preciso al millimetro e che cosa ci ho guadagnato? Questo! Beh, non dovrebbe farti troppa impressione. Ma hai detto che tuo nonno era il più famoso ladro di cavalli dell'West ed è vissuto fino a 96 anni? Sì, però lui sapeva anche cambiare aria al momento opportuno. A proposito, ho un'idea. Lo sai che non sei tanto brutto? E poi sei anche interessante, adesso che vali $2,000. Sei cosche. E come non mi ricordo? Mi ricordo tutto, mi ricordo. Cin cin. Cin cin. E quella sbronza famosa, ti ricordi che stavi per sposarmi? Come non mi ricordo? Che disgrazia sarebbe stata. Come? Dicevo per te, mica per me. E quella volta che mettesti in allarme tutto l'accampamento sparando come un demonio, ti ricordi? Certo, mi ricordo, perché ti cercavo. E ti ricordi che poi arrivo io tutta arrabbiata, ti molai un paio di schiaffoni, ti ricordi? No, questo non me lo ricordo. Ah, no? Senti, ma tu sei qui per rimanere? No, parto per la Louisiana. Oh, ti ritrovo dopo tanto tempo e mi scappi via così. Come il vento. Io non ho radici. Passo come il vento. Ascoltami, non ti consiglio questo viaggio per tante ragioni. Ma tu hai bisogno di una compagna, di una casa. Petula? Sì. Non sono sbronzo stavolta. Impiccati! Qui organizzate viaggi per la Louisiana? Sono $210. Pagamento anticipato. Già, anticipato, lo so, lo so. Io però ho solo $180. Ma non bastano. Se non mi sbaglio, voi avete un mulo. Sì, Jonathan. Jonathan. $180 più Jonathan. Tanto non potreste portarvelo dietro. Eh già, non potrei portarlo dietro. $180 e Jonathan. E Jonathan? Ecco il gettone. Andiamo di là a riempire i fogli di viaggio. Andiamo. Si è portato le maglie pesanti. Sa, nella Louisiana il clima è piuttosto umido. Accomodatevi. Grazie. Grazie. Ai. Ai. Oh. No, amico, brevetto Bud Benny Bud. Vergogna! Assassini! Approfittarsi della povera gente! Carpire i soldi! Promettere una nuova vita! Ma quale nuova vita? Quella dell'aldilà? Bastardi! Che succede qua dentro? Voglio lo sceriffo! Voglio lo sceriffo! Vieni qua! Adesso vi faccio vedere io. Signor sceriffo, qui si organizzano viaggi per mandare la gente all'altro mondo. Si sono presi $180 e Jonathan
Ma io so proteggermi. Io sono furbo. Io. Sì. Marcison, tu ci devi proteggere. Dai, troppo furbi. Sbattilo dentro e impiccalo. Sa troppe cose. Certo, signor Berton. Che schifo. Sarà compresa nel prezzo? Andiamo a chiedere. Allora siamo d'accordo, Tigre. Due parti a me e una a te. Di che cosa? Del bottino, naturalmente. E che cos'è? Oro. Oro? Oro. Entendito. Ma che rischi ci sono? Ma robetta di ordinaria amministrazione. C'è soltanto una cosa. Una volta ricevuto il carico, dobbiamo fare molta attenzione a non lasciare una sola traccia alle nostre spalle, eh? Entendido, signor Berton. Ningun error da parte mia. E il Tigre non sbaglia mai! Che c'è, Marcison? Oh! Mi sbaglierò, signor Berton, ma credo di aver visto quel biondo con l'amico color caffè e latte. Che cosa? Ombri, chi sono? Sono due figli di buona donna che mi hanno mandato a vacca il colpo a bandera. Volete che li mati? No, tu non ti devi mettere in vista. Dove sono Marcison? Da Lovell, giù al saloon. Per entrare sono entrati, ma se abboccano anche loro al viaggio per la Louisiana, è difficile che ne escano. Tutti a New Orleans. Con soli $210, viaggio, vitto e alloggio. È un radioso avvenire nell'incantevole Louisiana. Ehi, c'è nessuno? Siete tutti morti? Ehi! Dove sei, Tchaikovsky? E svegliatevi là dentro! Sveglia! Ehi! Ciao, bambino. Sei triste. Che cosa ci offri? La mia amicizia. Colombelle. Te lo tieni stretto il grano, eh? Beh, io veramente un grosso prelievo in banca lo avevo fatto. Ma il mio socio è un sentimentale e si è mangiato tutto con una donna. Per amore. Racconta. Dunque, vorrei due biglietti per la Louisiana. Sono $420, pagamento anticipato. Un momento. Una certa madre. Anche mia madre si chiamava così. Dove è? Ecco qua. Non mi dire che sei orfano. E questo che cos'è? È un documento con cui io e il mio socio ci impegniamo a pagarvi. Ma non vi paghiamo soltanto $420. Vi paghiamo $520. $100 in più come interessi. A me questi scherzi non piacciono. Se fossi in voi la prenderei. Eccovi i gettoni. Andiamo a preparare i fogli di viaggio. Prego, da questa parte. Si è portato le maglie pesanti. Sa, nella Louisiana il clima è piuttosto umido. Grazie. Quanta premura. Quando tornai dal collegio, la poverina era morta. Quando si dice il fato. Non farmi piangere. Lou, porta da bere. Una bottiglia di whisky, ma mi raccomando, di quello buono, eh? Paga petula. Prego, prego. No, prima lei, ma le pare. Entri, ma perché fai complimenti? No. Entri pure. Dai, entra! L'amore mio me lo ammazzano. L'amore mio me lo ammazzano. E nessuno mi capisce. Cattivi. Ehi, Trinità, c'era qualcosa di losco?
Era una truffa. Un vero peccato, perché la Louisiana è molto bella. Sono più bello io e valgo $2,000. Hai ragione. Questi viaggi organizzati sono finiti. Sta a sentire, Trinità. Ho pensato a un colpo formidabile. Un colpo che non può fallire. Sartana, ti saluto. Perché? Dove vai? Non lo so, ma il più lontano possibile. Da dove? Da te. Ma fa come ti pare. E non mi fare scherzi. Il cavallo tu non me lo porti via. Passerò a prenderlo più tardi. E impiccati, tu e il tuo cavallo. Ehi, biondino. Ce l'hai con me? Sei mai stato a El Cerrito, amico? Perché? Perché a El Cerrito è successa una storia molto interessante, gringo. Racconta, racconta. Tu immagina, a El Cerrito qualcuno rubio de pelo, come te, ha rubato dei cavalli. E sai a chi li ha rubati? No. Questa è la parte più interessante della storia. Li ha rubati a El Tigre. E chi è El Tigre? El Tigre. Sono io! E chi se ne frega? E adesso stammi a sentire, sacco di letame. Con questa qui la prossima volta ti racconterò una storia che non potrai... Non ci sarà una prossima volta, gringo. Butta la pistola. Lasciami andare! Biondino, adesso che conosce il tigre, pelo e contropelo! Qui non muore nessuno se non lo diciamo io e il Padre Eterno. Giù i cinturoni, subito! Ehi, amico, ma tu sai chi è questo? No, 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 no. Est un cabron, uno schifoso ladro di cavalli, un gringo de merda! Oh, ma c'è la forca per i ladri di cavalli, è la legge. Ah, sì, se hablo, hombre. Tu non sei come quello schifoso là, amico. Ma che te ne frega se io l'ammazzo? Tu adesso te ne vai e che la Vergine Morena te protegga, hermano. A lui ci pensiamo noi con delicatezza, con discrezione troveranno la sua testa appesa su quel palo. Questa è davvero un'ottima idea. Ottima un cavolo! È la più estrosa idea che abbia mai sentito. Questo qui sta parlando della mia testa, oh! Bene, bene, bene. Su, sistemiamola lealmente. Combattete da gentiluomini. E vediamo chi ne busca di più. Giusto, amico! Non c'è male, non c'è male. E così sei tornato. Perché? Perché sei molto bello. Ma soprattutto perché vali $2,000. Dovranno attraversare Rio Grande a nord del Passo del Cane. La cavalleria messicana arriva sempre da sud. Non ci saranno imprevisti. Sei sicuro? Vada che il signor Burton non ammette sbagli. Nessun errore. Una volta consegnato l'oro al presidio, i federali non smontano nemmeno a farsi una birra. Voltano i cavalli e via. Per il tigre sarà un gioco da ragazzi. Bene, la torta è grande. Ed anche la tua fetta non sarà sottile.
Buonanotte, amico mio. Grazie. E buonanotte anche a voi, signori. Oh, finalmente due maschi. Ehi, amico, ammazzatemi lo sceriffo e vi pago da bere. Una bottiglia per uno, ma ammazzatemelo. Scusatemi, sceriffo. Conoscete quest'uomo? No. Perché? Non è quello lì? Ah, sì? Digli un po' chi sei. Quello lì. Se lo dite voi. Dunque, c'era un uomo ricercato. Io sono quello che l'ha trovato. Non rimane altro che incassare $2000 di taglia. È scritto lì sopra. Non fa una grinza. Tutto regolare, vero, sceriffo? Un momento! Andiamo, sceriffo! Ci sono due testimoni. Come no? Certo. Lasciate stare le formalità. Voi dovete pensare soltanto a fare la vostra parte. Fuori $2000. Giovanotto, se sei un buon cristiano, ammazzamelo! Ammazzamelo! Quello sceriffo che il Signore poi ti ricompenserà. Oh? Da bravo, metti la pistola sul tavolo. Coraggio! Ammazzamelo! Ammazzamelo! Ok, sceriffo, ora è tutto legale. E grazie a tutti, buonanotte! Prego. Grazie. E adesso evado. Giovanotto, e te ne vai così, senza ammazzarlo? L'evasione è il primo diritto di un prigioniero. Ehi, senti, per piacere, ma non me lo ammazzi. No, figlio di una traviata. Stai pregando? Che strano modo di pregare. Perché? Ma così, senza una chiesa, senza un pastore, senza dire una parola. Davanti al sole, è tutto il sole. L'uomo che lo vede spuntare al mattino non sa se lo vedrà tramontare la sera. Questo è il destino dell'uomo. Dov'è la tua carovana? È laggiù. Andiamo. Guarda. Guarda come siamo ridotti. Siamo stati assaliti dai banditi messicani. Non ci hanno lasciato nient'altro. Questo è un lavoro di Berton. Che differenza fa? Quando lasciamo Cleveland ero ancora una ragazzina. E ora... Eh già. Nessuno pensa mai a quello che succede alle ragazzine quando crescono. Che cosa vuoi dire? Non ti capisco. Beh, noi cresciamo e diventiamo uomini, ma... Ma in fondo non facciamo altro che diventare più alti. Voi no, voi siete diverse. Non diventate solo più alte, ma crescete in un mucchio di direzioni. Tu, per esempio, sei cresciuta maledettamente in tutte le direzioni giuste. Tu lo credi davvero? Direi proprio di sì. Marta! Dove sei, Marta? Devo andare. Ci vedremo ancora. Non te lo posso promettere. Io spero di sì. Davvero. Ciao. Ehi, aspetta. Sì. Tieni. Ma io non posso... Ma sì, dai. A me non servono. E al mio socio nemmeno. Sai, quando si è negli affari... I soldi vanno, i soldi vengono. La vacca miseria. Lo capisci che ci sono costate $500 l'una queste bottiglie? È perché
per fare la beneficenza a quella ragazzina. Ma lei, sono tutte uguali le ragazzine. Baciano quelli che hanno 20 anni, vanno a ballare con quelli di 30, amano quelli di 40, fanno l'amore con quelli di 50 e poi sposano quelli di 60. Figurati come se lo rigirano, uno che ha $2,000 in tasca. Ma impara a vivere. Hai riempito almeno la borraccia? Sta tranquillo, questa è sempre piena. Beh, è già qualcosa. E adesso andiamo. Dove andiamo? A prendere una diligenza. Ma non abbiamo già i cavalli? Ma che cosa hai capito? A prenderla, ma solo in prestito. Il tempo di svaligiarla. Mica mi piace. Non mi piace? Che cosa? Questa tua idea balorda di assalire una diligenza. Ma si può sapere perché? Perché ormai è una cosa troppo sfruttata. Basta con tutte queste storie di diligenze. Ma tu l'hai mai fatto? Ma io ero marinaio. Vivere in mare, tutta quell'acqua, che schifo. Non la devi mica bere l'acqua. Già, se però ci caschi dentro, di acqua ti devi riempire lo stomaco e le orecchie. Beh, andiamo a dare un'occhiata. Magari ci aggreghiamo come guide fino al tramonto. A me non va. Beh, questo l'avevo capito. Abbordare diligenze non è per me. È roba da banditi senza fantasia. Accidenti a te. Vuoi tornare sì o no in quella tua maledetta isola? Che deve essere uno schifo, visto che anche lei ha il tuo nome. Ma tutti i gusti sono gusti e li rispetto. Allora. E va bene. Ma questa volta il denaro lo tengo io. Chiaro? Chiaro. Capitano, stanno arrivando due uomini. Che brutte facce, hanno tutta l'aria di essere banditi. Peggio, Rangers. Ah, ormai ci siamo. Ah. Salve, è aperto il bar? È tutto vostro. Bill, il tempo sta cominciando a guastarsi. Non voglio correre rischi di impantanarmi. Fa preparare gli uomini. Partiamo fra 10 minuti, ok? Prepararsi per la partenza. Avevi un po' di sete. Lo credo bene. Dopo che uno si è fatto 40 miglia a cavallo, ho la gola secca come la pelle della seta. I polmoni. Una brutta ferita ai polmoni. Quando bevo l'acqua mi fa sempre questo scherzo. Figuriamoci quando bevi whisky. Ah, meglio non parlarne. Da dove venite? Ah, da New Orleans. Ho capito. È stato un viaggio duro, pieno di incidenti. Ne avete fatta di strada dalla costa del Texas? Siete cercatori d'oro? Cosa? Ah, sì. Avete indovinato. Cerchiamo l'oro. Dove c'è, naturalmente. Beh, per quanto ne so, non credo che ci sia oro da queste parti. A meno che non cerchiate quello già confezionato. Beh, comunque, buona fortuna. In sella, ragazzi! Capitano, potremmo venire con voi? Almeno finché arriviamo al prossimo villaggio. Ci sentiremmo, come dire, più sicuri. E poi, in fondo, due pistole in più non fanno mica male. No, siamo Rangers in missione. Nessuno può accompagnarci e nemmeno avvicinarsi alla diligenza. Abbiamo l'ordine di sparare a vista. A voi lo abbiamo permesso solo perché lì c'è quel pozzo. Ma girate al largo da quella diligenza, intesi? Pronti a partire, Garrison? Sì, capitano. Pronti! In marcia! Senti un po', marinaio. 10 agenti federali per scortare una diligenza. Sono tanti. È un po' strano. Certo, ed è strana anche la faccenda di quella mappa. Quale mappa?
Ti ricordi quando siamo arrivati? Il capitano stava studiando una mappa identica a quella sul tavolo dello sceriffo a Quintana. Ma perché continui a chiedere il mio parere? Hai detto che le dirigenze sono il tuo pane, no? Prima di tutto, i solchi delle ruote sono profondi almeno 6 pollici. E c'erano solo 2 uomini a cassetta e 2 dentro. Questo vuol dire che il carico è pesantissimo. Potrebbero essere armi o munizioni. Ma insomma, vuoi smetterla di rompermi le scatole? Loro. Ne sento l'odore. È come un brivido che mi corre dentro le ossa. Ah, basta! Tu vedi l'oro dappertutto. Sei un fissato. Ecco la giunta. No, questa! Sono il capitano! Ma ne cerco un'altra! Voi non perdete tempo! Spogliatevi, vestitevi! Muoversi, muoversi! Avanti! Forza, su, muoversi, dentro! Dentro anche tu! Avanti! Avanti! Ma io sono un ufficiale! Ah, sei un ufficiale, bravo! Questo è un ufficiale! Tu sei un ufficiale? Sì! E allora dentro col picchietto d'onore! Avanti! Avanti! Muoviti! Avanti! Aspetta! Ecco le uniformi, ragazzi! Forza, togliatevi! Uniformiamoci! Ecco la giubba e il tigre! Cappello? Cappello! Da capitano! Non si fuma de guardia! E se sta sull'attente! Mica male. Come? Insomma, dicevo che non c'è male, tutto sommato. Se non ti conoscessi, inganneresti anche me. Tutto deve continuare a svolgersi con la stessa precisione, tigre, eh? Aguardiente para todos. Sì, tigre. No, tigre, non sei il tigre, sei il tuo capitano. Se mi chiami ancora il tigre, che mato! Bombe! Come si risponde agli Sì, signor capitano. Stia tranquillo, signor Burton. Andrà tutto per il meglio. Sto tranquillo. Quanto trasportano? Il conto è facile. Ogni 2 mesi, per contratto, il governo americano consegna al governo messicano 2 milioni di pesos. Pesos? De oro? Naturalmente. Città del Messico fornisce l'oro in lingotti, la nostra zecca federale conia le monete per conto del governo messicano. E le consegne dovrebbero avvenire qui, alla Beluga. Il distaccamento che avete neutralizzato avrebbe dovuto, come sempre, scortare l'oro a Città del Messico, invece... Cancio! Signor sì! Siamo pronti a ricevere i Rangers, signor Burton. E loro, naturalmente. Andrà tutto bene. Nessun curioso potrà raggiungere la Beluga passando attraverso la gola del cane. I miei uomini sono là. E così non ci resta altro da fare che starcene qui ad aspettare l'arrivo dei Rangers col carico. Possibilmente senza ubriacarsi. Capitano, l'aguardiente. Capitano, l'aguardiente. Capitano.
Mi chiamo El. El Capitan. Dici che un mulo sarà sufficiente? Certo. Ogni pezzo da 20 pesos è di 2 once. 100.000 pesos fanno circa 80 chili d'oro. Mi piace. Cosa? Quando pronunci la parola oro ti luccicano gli occhi. E a te no? Certo. Molto meglio avere sul cuore un portafoglio bello pieno che una donna. Ma prima di riempirlo devi guadagnartelo, Klein. Hai sentito, Berton? Dal passo del cane non deve passare anima viva prima che arrivi lui. Mi piacerebbe proprio vederlo, l'uomo capace di passare per quella gola con Joe e Slim che fanno la guardia lì fuori. Ne sei proprio sicuro? E tu che ci fai qui? Di un po', chi ti ha detto di lasciare il tuo posto, cretino? Gliel'ho detto io. Giù l'artiglieria. Bravi, così. So chi si rivede. Il mondo è davvero piccolo e sempre più mal frequentato. Non sei d'accordo? Quante vecchie conoscenze. Abbiamo anche le signore. Potrei avere una tazza di tè? Maledetto bastardo! Questo è scivolato, poverino. Gli ho dato una mano. Siamo di passaggio, non abbia paura. Posso chiederle cosa fa qui una gentildonna come lei mischiata a una simile plebaglia? Cos'è, ha perso la parola? E alzati. Tu contro il muro. Tutti contro il muro, svegli. Ah, ho capito, stavano scortando una sordomuta. Merda. Molto piacere, Sartana. Quello invece è Trinità. Ah, il cassiere sono io, eh? Il patto era questo, non te ne ricordi più? Sì, è vero. Così va bene. Beh, adesso che ci siamo presentati tutto è più facile, no? Cos'è questa bella riunione? Berton ve la farà pagare cara. Anche se andrete a nascondervi all'inferno. Sartana, cerca di capire. Non può parlare davanti a testimoni. Sì, hai proprio ragione. Ecco fatto. Adesso non ci sono più testimoni. Tutto quello che direte rimarrà tra di noi e anche quello che faremo. Sei una bestia. Anzi, siete due bestie. E mi auguro di non incontrarvi mai più, se non quando avrò un Winchester a portata di mano. Dunque, baciano quelli di 20 anni, vanno a ballare con quelli di 30, fanno l'amore con quelli che ne hanno 40 e alla fine sposano quelli che... Ma perlomeno questa volta non ci abbiamo rimesso i soldi. Ascolta. Sì? Stanno per arrivare. Chi? I Rangers. Ah, i Rangers. Vai sulla torretta. Sì. Fai buona guardia. Sì. E avvisami. Sì. Mi fido solo di te. Sì, è il... mi capitan. Stanno arrivando! Oh, stanno arrivando! Allarmi! Allarmi! Che è successo? Stanno arrivando, tigre! Ma tu, capitano cretino, non chiamarmi il tigre! Vamos al proprio posto! Tutti a 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 posto! Vamos a posto! A posto, compañero! Via! Via! Gambe! Gambe! Vamos, vamos! Grazie, sombre! Tutti ai propri posti! Presto, presto, de corsa! Disporsi su due file, formare un picchetto d'onore! Presto! Picchetto di che? Un picchetto d'onore! Bestia! Ma non sai cos'è l'onore? Avanti, avanti! A posto, compañeros! Gambe! Che faccio? Apro! Aspetta, cretino! E io apro.
Ah, ha fatto buon viaggio, benvenuto, amigos. Che tempo de merda, le stagioni sono cambiate, non ci si capisce più niente. Vamos, vamos, solo il calore umano è rimasto quello d'un tempo. Beviamo una copita. Chi sei? El Tigre, il capitano. Ma tu chi sei? Sono il capitano McCorney, dei Rangers del Texas. Ah, amico! Sei mesi fa, all'ultima consegna, c'era un altro capitano. Il capitano Vergara. Non è più in servizio? È il capitano Alonso Vergara? È un cabron. Cornudo traditor. Non vedo l'ora di averlo fra le mie mani per strangolarlo. Maldito! È molto strano. Era uno dei migliori comandanti dell'esercito messicano. Era ben visto. Cos'è successo? Politica. Ah. Scarichiamo? Ok, capitano. Pedro! Scarichiamo! Sì! Ok! Scarichiamo! Vamos, muchachos! Vamos a dare una mano ai nostri amici Rangers! Vamos, vamos, desgraziados! Vamos, vamos, dame le cassette fuera! Ma io le prendo! Adelante, adelante! Là in fondo, là in fondo! Vamos, vamos! Aiuto! Qualcun altro ha bisogno d'aiuto? Allora, arrivederci. Salve, capitano. Hasta la vista. Grazie. Obrigado. Avanti! In marcia! Io devo smettere di fumare. E anche di bere. E sento qualcosa nelle orecchie come... Come si chiama? Ah, ho trovato una pianola. Ma è una pianola. Salve! Da dove vieni tu? Da dove vengo? Io non vi dovrei rivolgere la parola. Non si lascia un povero cristiano nelle mani dello sceriffo Murchison. Ma io sono buono e vi perdono. Accidentaccio. E senti un po', come hai fatto a scappare? Lo sceriffo si è sentito male. È entrato nella mia cella, ha chiesto aiuto. Aveva un nodo qui alla gola e io... L'ho massaggiato. Ecco un buon cristiano. Potrai sempre dire di averne incontrato uno, no? Esattamente. Io sono un buon cristiano. Ma voi no. Però mi siete simpatici. E io... Ciao. Salve, amico. Ehi. Ehi. Ehi, dove andate? Ehi. Vi fanno schifo 10 cassette d'oro. Scusa, forse non abbiamo sentito bene. Hai detto oro? 10 cassette. Butta fuori, amico. Un momento. Dividiamo. Ok, socio. Che bella società. Dunque, io ero in cella, condannato a morte, quindi... Dai, non ti perdere in chiacchiere, va avanti. Momento. Dunque, ho sentito tutto.
Il signor Burton, con quell'altro finocchio di città, si sono accordati con El Tigre, un bandito messicano. I banditi messicani mettono fuori uso i soldati di Peluca, ricevono il carico d'oro dai Rangers, fingendosi truppa dell'esercito messicano. L'avete vista la carta topografica nell'ufficio dello sceriffo? No. Beh, discutevano proprio il piano di Peluca. Lo sai che sei un genio? Io lo dico sempre. Sono gli altri che non ci vogliono credere. Accidentaccia! Allora ciao, eh? Ehi! Ehi! Che fate? Che fate? Aspettate, disgraziati! Io con questo cazzabubolo non posso mica correre tanto! Fermi, disgraziati! Meglio di tutti i tigri, ma il mio parere non cambia. Meglio muoverci subito. Quei porci sono due soltanto, ma pericolosi. Ah, no! Un paio di porci non possono spaventare me. Il tigre! Viaggiare di notte è pericoloso. La montagna è pericolosa. Perderemo la metà degli uomini e una parte dell'oro. Mañana for la mañana. Va bene. Vada per domattina. Ma ricordati una cosa. Non voglio che i tuoi uomini si ubriachino un'altra volta, capito? Ah, ubriachi i miei uomini? Non toccano un gozzo di acqua ardiente quando sono di servizio. Tres. Cinco. Cinco y tres, ocho. Cuatro. Dos. Tocca. Mi fate accendere, compañeros? Dai. Avanti. Ma tu chi sei? Sartana. No! Almeno una casa l'abbiamo presa. E questo sarebbe il tuo oro? Beh, sai, c'erano tante casse. Ah, io non credo che ci sia l'oro.
E invece sì. Che cosa ci stavano a fare là dentro, Burton e la bionda? Dì un po', quanti uomini ci saranno? Almeno una trentina. Una trentina? E che cosa gli andiamo a fare? È giusto una serenata. Può anche darsi. Ah, ah, mira! Mira lo smusicos! Salve amici! Saltate fuori, voi altri. Cos'è questo fracasso? Cos'è? Non le piace questa? E beh, cambiamo repertorio. Musica messicana, va meglio? Pedro! Eccomi. Si parte fra 10 minuti. Sì, el... È il tigre. Oh. Signor Burton, allora siamo d'accordo. Metà e metà. Certo, metà e metà. I patti non erano questi. I patti erano due parti a me e una a te. Metà e metà. È un ricatto. Sì. Due porci che ci hanno assalito al passo del cane. E allora? Ok, metà e metà. Amico. Ma levameli di torno, che non ne senta più parlare. Muy bien. Allarme! Prendete quei due porci! Oppla! Patata! Così, così. Bravini. Ma come siete disciplinati. Oh, che meraviglia. Fate gregge, su. Unitevi al branco. Mica male. Oh. Bene. Niente scherzi.
A me interessa una sola cosa. L'oro. Fuori il giallo e poi andate a farvi benedire dove vi pare. Daglielo. Hai sentito? Che cosa? Daglielo? Ma che cosa? Ma l'oro! Tu e tu! Venite con io! Sartana, questa è l'ultima. Ehi, amico, ci lasci almeno una cassetta? Per bere una copita alla tua salute. No, almeno quella, pequeñita. Circondateli! Chiudere! Sono contento di rivedervi. Sono il colonnello Alonso Vergara. Avete salvato 2 milioni di pesos d'oro, amico. Meritate la ricompensa dei nostri due governi. Ah, certamente. E sono sicuro che Ramon Consalvo, Miguel Uredeia, Calderón y Velasco saprà come ricompensarvi. E chi sono? Chi sono chi? Tutti quei signori che avete nominato. Ma è uno solo. Il governatore messicano della provincia. E quale pensate che sarà la ricompensa? Una menzione d'onore e la croce di cavaliere dell'ordine di Sant'Epifan. E me l'attacco. Come? No, voglio dire me l'attacco qui, sul cuore. Ah. Boh, io mi contento di poco. Io mi contento di $5,000. Anche se ne trovassi 500,000, 1 milione, e mi dicessero prendimi, no signore. Me ne basterebbero soltanto 5,000 per poter tornare alla mia bella Trinidad. A me no, amico, a me no. Non è un bandito, non sa quello che prova per loro un bandito figlio di banditi. È più facile per un giocatore alzarsi dal tavolo mentre vince che per un vero bandito resistere al colore, al tatto, al sapore dell'oro. Una volta mio padre mi ha raccontato una favola. Le sapeva raccontare bene, specialmente quando era arrivato a 3. Bicchieri? No, bottiglie. Beh, la favola parlava di un certo Aladino che trova una caverna tutta piena d'oro. Che cosa c'è da quella parte? Il Messico. E da quella? Gli Stati Uniti d'America. E come sono nati? Sono stati occupati, abitati, popolati e adesso si chiamano nazioni per virtù di un solo padre. L'oro. Anche mio padre parlava qualche volta con me quando ero ragazzo. Diceva che l'unica cosa che valga la pena di cercare è una cosa che non cerca mai nessuno. Che significa? Non sono mai riuscito a capirlo. Ma penso che debba essere una cosa veramente molto bella. Che stai facendo? Dormi? No. Stavo sognando. Lascia perdere. È un lusso che non ci si può permettere quando si hanno le tasche vuote e lo stomaco pieno di fame. Muoviamoci adesso. Ehi, vieni qua, bellezza! Dai, un bacetto solo. Lasciami. Smettila! Dai! Che muovi! Ehi, principessa, portaci da bere. Ecco, signor. Questo non ci piace. Oh.
Che ne dici, Sartana? Disturbiamo? Te ne permetto uno solo, eh? Quel che detto è detto. Due whisky. Whisky ha detto? Nada whisky, signor, soltanto aguardiente. Va bene, non importa. Qualsiasi cosa pur di sciacquarsi la gola. Fatti i gargarismi con l'inchiostro. È con te che ce l'hanno, marinaio. Ma questi sono in tre. Quella volta con me erano in quattro. Sbrigatela da solo, hai da divertirti. Ehi, sto parlando a te, muso nero. Beh, ti è piaciuto? Sì, ma si poteva fare meglio. Non con la gola secca. Eh no, questa non la devi toccare. Ma sei matto? Io la volevo soltanto riempire. Scusami, ma questa è personale. Andiamo. I Gringos sono tutti matti. $2,000. Che garanzia ho? 18 omicidi, 96 rapine e questo solo negli ultimi due anni perché la mia memoria lascia un po' a desiderare. Capisco, capisco. Ma guardi che questi sono due ossi duri, ci hanno provato in molti a farli fuori. Ci ha provato Klein con i miei ragazzi, ci ha provato anche il Tigre con i suoi 30 cialtroni. Risultato 1-0 assoluto. Ah, mi ero dimenticata. Chi ha mandato 2 metri sottoterra Billy Madoc, il famoso sceriffo di Kansas City? E chi? I ragazzi di Mamma Baker sono così modesti, lavorano nell'ombra. E allora, signor Burton, le mie tariffe sono le migliori, prendere o lasciare. Ok, ok, mi ha proprio convinto. Gli affari sono affari. $2,000. A testa. Come? 4,000, sono in due. E c'è altro? Pagamento anticipato prima del lavoro. Naturalmente, pagamento anticipato. Io pago sempre anticipato. Fatemi sapere quando si faranno vedere. Ma certo che glielo farò sapere. Mio interesse, no? Avete fatto un ottimo affare, signor Berto. Addio. Mi venga un accidente, ma questo non è il sibilo del vento. Ma questo è lui, o la sua ombra. Ah, dove diavolo ti hai ricacciato? Sei scomparsa all'improvviso come un fantasma. Ma è il tipo di socio, lasciare due amici nel momento del bisogno. Già, e dicevi di essere un buon cristiano. Articolo primo. Quando Wood Benny Wood vede la legge, Wood Benny Wood se la squaglia. E chi è Wood Benny Wood? Wood Benny Wood sono io, fratelli. E adesso che non abbiamo più nulla da dirci, arrivederci, amici. Come ti pare il nostro ex socio? Ma, ha un cane, un bel vestito nuovo, un carretto nuovo, due muli e fuma un sigaro da almeno $0.50. Io dico che puzza. È quello che dico anch'io, puzza. E puzzerà ancora di più tra poco. Così gli avvoltoi faranno prima a trovarlo. Un momento, giovanotto. Sempre impulsivi. Articolo secondo. Risparmiare le pallottole se puoi. Metti via quella ferramenta, riaccidentaccio. E te ne godi un terzo. Un terzo di che? Beh, quando non puoi dire le bugie, è meglio dire la verità. Sì, una cassetta d'oro me la sono fregata. Sì, signori. E nella confusione me la sono trovata sotto mano, incollata alle dita. Si può lasciare una bella donna, anche se ti piace. E io lo so. Ma una cassetta d'oro, mai! Sei un asso, socio! Un asso di denari! No, un uomo con tanta esperienza. Uno che riesce a campare tra Rio Grande e il Passo tutta una vita, in mezzo a gente che ragiona con la pistola, che cos'è? È un dritto.
È uno che gli fumano. No, è un vecchio saggio che sa dividere in tre. Evviva! 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 Festa! Sempre un bell'uomo. Ma non hai paura di venire in questo paese dove hai combinato un sacco di guai? Quando si ha l'oro in tasca non si ha paura di nessuno. È permesso? Posso entrare? Avanti, porco. Grazie. Così va bene. Così va bene. Io ho bisogno del cielo aperto. Terza nuvola a destra, temporale a sinistra. Oh. Preferisci quei due vagabondi a me? È così. Non hai capito niente. Non hai mai capito niente. Loro sono l'avventura. Sono l'immagine di quello che sono stato io un tempo. Loro sono il mistero. E se tu togli il mistero all'uomo, che cosa gli rimane? Sei in trappola. Burton ha deciso di finirla con quei due. E tu finirai insieme a loro, lo vuoi capire? Non credo, donna. Non credo proprio. Donna. Ma perché non arriva questa dannata mamma Becker? Sei sicuro che sia stata avvertita? Come no? Ci sono stato di persona. Speriamo bene. Il signor Burton vi sta aspettando. D'accordo, eccoci qua. Come d'accordo? 4.000 anticipati. No, 6.000. Perché? Avevamo detto 2.000 a testa. Appunto, sono due, sono lì. No, i miei bambini sono tre, tesori. Quanto all'organizzazione, al suo buon cuore. Buon cuore. Ecco gli altri 2.000 dollari. Quanto all'organizzazione, ci penserò dopo. Bambini? Al lavoro! Non c'è mai pace.
Ci siamo proprio tutti, eh? Sì, ci siamo tutti. Ma tra poco ce ne saranno due di meno. Prendeteli! Temato! Andatolo! Io vado. E neanche io. No, tu no. Pokerino! Sartana, ti distruggo. Sarà per un'altra volta. Oddio la mano. Mi sono sbagliato. Arrota! Che fai? Non è tempo di siesta! E questo è per l'organizzazione! Tardi stasera. Sì, ma... Odio, ma... Mani morte. Così tanto. Dica. Occupato!
Mancato! Intoccato! Rimballo! Sorellina! Sorellina mia! Deficiente! Tu che ci fai qua? Tra? Sentiti! Ma che fai, Mimì? Lo sciocco! Fammi! Ma Berton, sono io! Appunto! Sai che ti dico? Io ho più sete di prima. Ci sarà pure un altro saloon da queste parti. Fermi e in alto le mani! Voi non ve ne andrete da Quintana, rimarrete qui. Abbiamo un cimitero tranquillo da queste parti. Botta! Ma che fai? Mini! La mia fedele borraccia. In verità non è mai riuscita a togliermi la sete. Adesso però in compenso è riuscita a toglierci dai guai. Amici! Ciao, amico! Yahoo! Addio, socio! Aspettatemi! Vengo anch'io!